Se siete già iscritti al nostro canale o state per iscrivervi, non dimenticate di premere il campanellino vicino al tasto di iscrizione. In questo modo attiverete le notifiche per non perdere nessuna delle novità del nostro canale. Non ci stancheremmo mai di ripeterlo. La natura è davvero incredibile. Lo è nell'ordinario, nelle migliaia di specie di animali e piante presenti sul nostro pianeta, ma lo è ancora di più in quello che è fuori dall'ordinario, come gli esemplari unici che vedrete in questo video. Aragosta bicolore. Lo stesso caso rarissimo è quello dell'aragosta bicolore dell'acquario di Boston, metà rossa e metà nera. Secondo i biologi che l'hanno studiata, alla base del suo colore unico c'è proprio un'anomalia avvenuta subito dopo la fecondazione dell'uovo. Gorilla bianco. Fiocco di neve è stato per anni la star dello zoo di Barcellona, dove era arrivato piccolissimo dalla Guinea equatoriale, solo ed unico esemplare di gorilla di pianura albino mai osservato. Nessuno dei suoi 22 figli né dei suoi nipoti ha infatti ereditato la sua mutazione, molto simile a quella umana di tipo V1, cioè che interessa tutto il corpo e gli occhi. Cavalletta rosa. Di certo è poco utile al mimetismo, ma questo colore rosa fa di questa cavalletta un animale davvero particolare. Si tratta di un esemplare di cavalletta come se ne possono vedere anche nei nostri prati, ma affetta da eritrismo, cioè una mutazione genetica che dà una maggiore pigmentazione rossa alla pelle ed ai peli. Negli esseri umani si chiama rutilismo ed è la mutazione di chi ha i capelli rossi. Cavallo oro. È considerato il cavallo più bello del mondo e si dice che Bucefalo, il cavallo di Alessandro Magno, appartenesse a questa razza di cavalli nativi del Turkmenistan, gli Akal Teke. Il loro pelo è capace di riflettere la luce e dare al manto un colore metallico, come il color oro di questo splendido esemplare. Il gatto chimera. Si chiama Venus, questa femmina di gatto assolutamente unica nel suo genere. La definiscono infatti una chimera, cioè un animale composto da due parti con DNA diversi. Com'è possibile? Secondo gli esperti, Venus aveva una gemella con cui si è fusa allo stadio prenatale. Per questo ha due volti, cioè il viso è perfettamente diviso a metà con colori differenti per ogni parte. Ghepardo senza macchie. Questo singolare esemplare vive nella riserva naturale di Atika Piti, in Kenya. Per diverso tempo un fotografo lo ha cercato all'interno della riserva ed è riuscito a fotografarlo. Alcuni ritengono che si tratti di una mutazione della pelle dell'animale, altri pensano possa essere una mutazione casuale destinata a far evolvere questo felino, consentendogli di mimetizzarsi di più. Orso polare viola. No, non si tratta di Photoshop né di uno scherzo di cattivo gusto. Pelusa è un orso polare che vive nello zoo di Mendoza, in Argentina, ed ha cambiato il suo colore dopo la somministrazione di un farmaco atto a curare una dermatite. Man mano che il medicinale verrà smaltito dall'organismo, l'orso dovrebbe tornare di nuovo bianco. Pavone bicolore. Questo esemplare è affetto da leucismo, una forma di albinismo parziale di origine genetica che crea questa colorazione tutta particolare. I pochi esemplari esistenti sono ovviamente completamente differenti l'uno dall'altro, perché le macchie di colore cambiano forma e dimensione da animale ad animale, rendendoli assolutamente unici. Astice blu. Questo tipo di astice è rarissimo, ma non è una specie a sé stante. Gli astici blu sono degli esemplari mutanti dell'astice americano, l'Homarus americanus. Si pensa che anche l'astice europeo possa subire la stessa mutazione, che colpisce un esemplare ogni 2 milioni e che dona il colore blu quasi elettrico, stimolando una superproduzione di una proteina che funziona da fissante per la chitina, che è il materiale che compone la loro corazza. Panda marrone. Si chiama Kizai ed è l'unico panda gigante marrone al mondo. Questo gli ha creato non pochi problemi.
I responsabili della riserva naturale di Fuping, che ospita Kizai, ritengono che il suo colore sia stato la causa dell'abbandono da parte della madre e del comportamento poco affettuoso degli altri panda nei suoi confronti. In Cina, però, è una vera e propria star, con tanto di sito personale. Alligatore arancione. Inizialmente si pensava fosse la goliardata di qualche studente dell'Università della Florida, per via della somiglianza con la loro mascotte. Invece l'alligatore arancione è proprio così, di questo colore. Inizialmente si pensava fosse affetto da una sorta di albinismo parziale, ma la Società di Conservazione Ambientale ritiene che il colore sia dovuto all'alta presenza di ossido e altri inquinanti nelle acque del fiume. Avevate già visto questi esemplari? Ne conoscete altri assolutamente unici nel loro genere? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di farci sapere con un like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al nostro canale e seguiteci sui social network. Trovate tutti i link qui sotto nella descrizione.